siamo arrivati allo svincolo con la A7 e nell'altra carreggiata ci sono dei problemi. Un camion militare e un'auto. Io intanto devo andare da questa parte qua. Book.
5 minuti qua resterà solo un proposito. Resterà soltanto un pio proposito. Libero è quella aiola lì così e non penso che sarò ben accetto, a meno che non ci si arrangia alla solito in maniera creativa e poco gradita. Quel Vito ha avuto una... brutta disavventura. Vabbè, ragazzi, a dopo. Allora, lascio anche il parcheggio. Torniamo in A7, in A7, sono le 18:09 minuti, ho fatto 47 minuti di sosta, ho chiamato a casa. Adesso ripartiamo, avviciniamoci al confine austriaco. Giovigina, tanto per cambiare. Ok, ragazzi, a fra un po'. Allora, sono partito che ormai un'ora dal parcheggio, ho passato ora che poco l'incrocio con l'autobahn 8, quella tra Monaco e Stoccarda, piove tutto andare, traffico ce n'è ma non è particolarmente intenso e scorre. Sono le 19:07 minuti. Memmingen non è così lontana. E arriverò al confine austriaco e penso che mi fermerò all'area di servizio lì alla Raststätte Bad Bodensee. Poi ripartirò domani mattina da là per entrare in Italia. Anche guida sono messo bene, ho 7 ore e 10 minuti di guida, quindi dovrei fermarmi con 9 ore senza problemi. Siamo arrivati a Memmingen, questo è lo svincolo, cioè lo svincolo con la A96, l'autostrada che poi
12 ore per un'ora, perché se no, se non entravo in fiera presto, poi uscivo chissà quando. Per cui fatto le 9 ore stanotte, adesso posso anche farne poi 15, che non succede niente. Fra un po' mi metterò a tenere d'occhio le ore di guida. Intanto cambiamo corsia, siamo entrati in A96. Stiamo lasciando Memmingen. Facciamo la corsa. Ragazzi, a dopo. Arrivando al confine. Questa è l'uscita per Lindau. Adesso devo rallentare, devo fermare a cambiare la nazione sul crono. La prossima area di servizio sarebbe a 30 km circa da qua. Ecco, siamo al confine. Questa è l'Austria, qua dentro e anche qua è tutto murato, nei posti degli autobus non ci si può andare tutti. Sarebbe il posto per i trasporti eccezionali. Faccio finta di essere un trasporto eccezionale, eh? Quasi. Allora, cambiamo intanto nazione. Ragazzi, come siamo messi? Benissimo. Bonale. Ecco un altro che ha deciso che deve cambiare nazione, che deve fare un po' di altre cose. Probabilmente tirerà di lungo. No, Masonski tira di lungo.
cambiato in azione al crono e se ne va.